Giovanni, invece con Chiamparino, Maroni e l'assessore di Luca Zaia, cioè le regioni del bacino padano, insieme a me e al ministro Galletti, firmeremo finalmente un accordo comune, perché l'inquinamento atmosferico e da smog, non avendo né confini geografici né colore politico, ha bisogno di politiche che siano integrate tra le regioni, peraltro nelle quali vivono quasi il 40% dell'intera popolazione italiana e la parte più ricca e dunque industriale del paese.